negli episodi precedenti di Resident Evil Revelations. Parli chiaro con noi, O'Brien. E non trascuri niente. Funziona tutto quanto alla perfezione. Goditi il resto dei festeggiamenti sulla Queen Dido, Norman. Raymond ha capito che Morgan non era quello che sembrava. E abbiamo predisposto questa trappola. Tutta la storia del ritorno della Veltro. Nascondigli in montagna. Movimenti coordinati delle navi. Tutto per pressare Morgan. Ma non mi sono ancora arreso. Ci hanno lasciato con un asso nella manica. L'ultima regina. Sì, la Queen Dido giace sul fondo dell'oceano sin da quel giorno. Il che vuol dire che la troveremo? A Terra Grigia. Esattamente. Abbiamo l'obbligo di portare a termine questa missione. Passo e chiudo. FBC, nessuno si muova! Forza, mettete le mani in alto! Lento da me! Morgan Lesdale. Subentriamo al comando. La PSAA da questo momento risponde solamente alla FBC. Clive R. O'Brien. È in arresto per aver collaborato con l'organizzazione terroristica Veltro. Chris, Jill, siete l'unica speranza. Eccola là. I resti di Terra Grigia. E la Queen Dido. Ci avviciniamo al punto di lancio. Eccola qui in Dido. La terza regina. È tutto tranquillo, come se il tempo si fosse fermato. Ricordi quei cosi che abbiamo trovato sulla spiaggia? Venivano da qui. Ecco perché Morgan ha isolato l'area. Forse quei cadaveri sulla spiaggia erano della Veltro.
serratura elettrica. Spero che l'alimentazione di emergenza funzioni. I fili sono strappati, li sistemo. Ok, io cerco di riattaccare la corrente. Jill, la porta è aperta. Ok, sto tornando. Jill, la porta è aperta. Ok, sto tornando. Ok, muoviamoci. C'è ancora aria. Chi è qui? È morto da poco tempo. La FBC. Cos'ha lì? Sono l'agente Dario Barioni delle forze armate dell'FBC. Sono le 19:48. Se la prossima squadra troverà questa registrazione, la consegna al generale Lansdale. I miei uomini sono tutti morti, uccisi dal diavolo in persona. Non siamo riusciti a recuperare il videolog. La nostra missione è fallita. Quelli della Veltro non hanno aspettato buoni buoni di morire. Quando noi della FBC siamo arrivati, ci stavano aspettando. È stato il desiderio di vendetta a mantenerli in vita.
Tutti martiri per la causa. Thank you.